Micchio! 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 E salve a tutti amici dell'orrido, bentornati in questa spaventosissima e angosciante serie su Minecraft. Noi siamo Mattman e Micche. Eccoci. Chapter 2 di House. Scappa dalla casa con l'aiuto degli indizi nei libri. Ah, qua c'è un diario, leggi un po'. Ma che fai? Non lo so, ho aperto qualcosa. Ah, diario 1, vedi che c'è qualcosa. Ah, c'è un'ascia qua, eh. La prendo, non si sa mai. Allora, no, leggiamo. Caro sconosciuto lettore, il mio nome è Victor e sono stato trattenuto da quel simpatico signore che abbiamo visto scorso episodio per oltre 20 anni. Ho pensato che ci spavento sarebbero voluti anni per scappare da qui, ma una volta sono riuscito a farlo in meno di un giorno. E tutto quello che serve, in realtà, concentrazione e pazienza. Oh, Bebal ama cacciare. Può essere molto poco prevedibile, quanto intelligente, ad essere onesto. La stanza del boiler, della caldaia, è la sola uscita. Sotto la casa c'è una strada per le fogne, no? Dobbiamo trattenere il flusso di gas per causare un'esplosione. Quindi dobbiamo aprire le 6 valvole prima di, appunto, di switchare quella principale per l'esplosione. Dobbiamo attivarle tutte, insomma. Sono praticamente 6, una per stanza. Qua c'è una di quelle porte lì che possiamo passare solo noi e non... Cos'è quel coso lì? Qua c'è della birra. C'è del vino. Instant health. Slowness, però ci dà regeneration e resistance. Prendi il vino, il vino è buono. C'è una spada qua, prendila tu, io ho preso l'ascia prima. Io ho preso la carne, c'è un arco con le frecce. Ma questo teddy bear servirà a qualcosa? Non lo so. Io ho una paura di andare avanti. Esatto. Questo cos'è? Oh, che fai? Non so, cos'è questo? Cosa ho fatto? Cos'hai fatto? Non lo so mica cosa ho fatto. Micche. Vedo qualcuno laggiù. Micche, vedo qualcuno laggiù. Dove? Vedi anche tu? E dobbiamo andare lì, mi sa. Dungeon, eccolo qua. Oh, cavolo. Allora, qua c'è un posto per nascondersi, eh. Però ce n'è solo uno. Aiuto. Andiamo di qua. Sento dei cani. Vedi, lì non c'è qualcuno? Sì, c'è. Oh, cavolo. Cos'è quel coso? Micche, cos'è quel coso? Non lo so, è abbastanza inquietante. Ma possiamo colpirlo secondo te? Ah, ci sono delle telecamere. Qua c'è un villager. Ma se io attivo sta leva, lo libero? Vieni qua, mettiti sulla leva e clicca una delle telecamere. Ah già, c'era scritto che... Ah, ok. Oh mamma mia. Non va so bene, se è positivo, diamolo. Ma non lo vedo da nessuna parte. Neanch'io. Però mi sto cagando sotto fortissimo. Ma perché te ne vai? Ah, ti dà della roba. Ma che faccia? Madonna, ma mi fa paura sto qua. Ah, prendi la pelle allora. Io posso prendere uno smeraldo, con 6 di pelle. Ma avevi la pelle? Oddio, cos'è? Micche, cos'è? Cosa? Che hai fatto? Io niente. Dove sei? Sono tornato nella torture chamber per prendere tutte le cose che c'erano. Madonna, ma cos'era quel rumore? Non so cosa hai fatto. Ma hai sentito anche tu? No. Mi sono cagato addosso, non hai sentito niente? No, non mi sembra almeno. Fra un po' mi prende un infarto, ti giuro. Allora, andiamo. Sopra non si può andare, quindi andiamo giù. Ma questo qua non si può liberare? No. Ma sei sicuro di volerlo? Ma, boh, magari è bravo, magari ci aiuta. Dalla faccia che ha non sono sarei così sicuro. Ma dobbiamo andare lì giù? Dimmi che mi sto cagando in mano. Quello lì chi è? Micke, quello lì chi è? Dove? Ah, quello lì. Quello là. Non è lui, vero? Oh, cazzo! Oh, cazzo, è lui! Via, è lui! Via, scappa, Micke! Via! Scappa! Aiuto! Si è girato, aiuto! Che ci ha guardato! Cazzarola! Dove sei, Micke? Dalle telecamere che mi sono messo dentro lo stanzino della telecamera. Io sono qua nella stanza iniziale. Ah, chiusa! Sta inseguendo il villager! No, l'ha ucciso. Ha ucciso il villager. Micke, ce l'ha con me. E adesso vedo se posso colpirlo da qua dentro. Vieni. Aiuto, l'ho colpito. Non credo che tu possa ucciderlo, come faccio a uscire di qua? Beh, tu tienilo impegnato. Intanto vado a vedere se trovo qualcosa. È ancora lì? Eh sì, è ancora qui.
Penso di essere sotto di te. Aspetta, aspetta, forse se ne sta andando, eh. Che è successo? Hai trovato qualcosa? No, no, ma hai sentito anche tu l'urlo? Certo, l'ho colpito. Però io sono bloccato qui. Maddò, ma non l'avevo ancora sentito. Appunto, io prima l'ho sentito mentre ero da villager. Mi sono cagato in mano. Mica non c'è più qua, eh. Non lo vedo più. Maddò, aiuto. Vado, corro. Arriva. Dove sei? Dai giù. Dove sei, Mica? Dai giù e poi fino in fondo alla stanza. Qua ci sono dei buchi per terra. Ok, eccoli. Aldo! Scappa! Mica, colpiscilo! Mica! Sono morto. No! Madonna, mi son cagato. E quindi come si fa? Sotto. Vabbè, almeno sappiamo che se muori ricominci da lì. Ah, ma si può scendere anche qua adesso. Hai aperto la living room, ok. Però noi dobbiamo trovare le valve. Qua ce n'era una, l'ho aperta. Prenditi l'arco. Più che altro, come facciamo a sapere dov'è lui? In teoria ci sono le telecamere apposta, però noi non l'abbiamo visto prima da lì. Guarda qua quanta roba. Qua si scende anche. Arrivo, stammi vicino. Che fai? Io qua ho un disco, dici che lo distrai se lo mettiamo in un jukebox? Probabile. Ah, però aspetta, di fianco alle telecamere c'era un jukebox. Mica piano. Shiftati. Mamma ecco, mia. Non colpire quella, perché quello lì secondo me la fa proprio arrivare. Però magari ci serve da usare come diversivo. Ah, questa qua è quello, vieni un po' qua. E questo qua è quello che dobbiamo cliccare per ultimo, vero? Sì, mi sa. Ah, di qua si può passare volendo. Engine room. Ok, vai. Mio Dio, ma sei sicuro di voler andare lì sotto? È l'unica. Cavolo, sono bloccato nella ragnatela, aspettami. Ah, di qua si aprono le stanze. Qua in teoria siamo safe, no? Sì, qua secondo me si aprono le stanze e con questo qua... Ecco, questo qui l'ho fatto intanto. Ok, adesso possiamo tornare indietro, in teoria. Aia. Dov'è, Michele, lo vedi? No. Ok. Dove andiamo? Courtyard. Sì, se si può. Ah, lì siamo safe, corri. Dici che siamo safe? Secondo me no, perché ci sono le telecamere pure qua. Oh no, in mezzo ma che a questa è qua. Musica? Dove sei? Fai piano, magari in mezzo agli alberi, eh. Non correre. Shiftati. Tu non lo fai. Mio Dio, sì che lo faccio, guarda. Shh. Dove cavolo sarà? C'è del sangue, non mi piace la cosa. Oh. No, Micke. Micke! Micke! Mio Dio, ma che? Mio Dio, ma che? Qua su dove si va? È laggiù, Micke, laggiù, lo vedo, vieni su. Qua su dove si va? Ah, è nuovo. Abbiamo aperto nuovo. Firework. Ho trovato una chiave. Aspetta che gli lancio. Preparo un firework in caso glielo lancio. Ah, guarda, dobbiamo entrare lì dentro. C'è la chiave. Hai detto che hai la chiave, no? Ho una chiave e la metto qua. Ok. Lascia che faccia una cosa. Ok, andiamo. Andiamo, Micke. Oh no, siamo di nuovo qua. No, io non mi piace questo posto qua. Lui era qua prima, eh. Lo vedi? No. Dobbiamo scendere o dobbiamo andare dall'altra? Quale ci manca? Il cortile? È il cortile dove eravamo prima, non abbiamo fatto niente lì. Non Merda. Dobbiamo entrare lì dove siamo andati noi. Ma dici che se sparo un razzo lo distraggo? Possiamo andare al laboratorio anche. Vai al laboratorio allora. Che è subito qua. Ah, tu. Okay. Ok, occhio, qua siamo nella sua tana, proprio. Micke! Micke! Cazzarola, sono morto. Merda. Ce la posso fare, dai. Ci credo. Dove No, oh, cavolo. Non ce l'ho fatta. Dove sei? Qua, ma dove sono già? Dove sono già le telecamere? Sono qua, aspetta, vieni. Ho messo un disco, eh. Sì, ho sentito. Non so se è meglio toglierlo o... Ok, non si vede nessuna delle telecamere. Ok, che valvole ci mancano? Ci mancano... Ma cavolo che ansia. Torch l'abbiamo fatta. Living room l'abbiamo fatta. Laboratorio l'abbiamo fatta. Sì. Engine room l'abbiamo fatta. Attico l'abbiamo fatto.
fatto backyard. Abbiamo fatto torture, living, engine, attic, laboratory. Ci serve solo più il giardino, no? Sì. Vai allora. Mio Dio, che ansia, oh, ma fa paurissima. Raga, provatela sta mappa, ve la lasciamo in descrizione, ma veramente fa... mette un'angoscia, anche i rumori. E laggiù, e laggiù, vieni giù. Non ci ha visti, corri, Micke. Courtyard, qua. Dove sei, Micke? Non so dove stai andando tu, stai andando dalla parte sbagliata. Ma no, era giusto. Ecco. No, era giusto niente, di qua, vieni. Ah, di qua, ok, vai. Scusa. Entra dentro. Di lì è dove siamo morti prima. Però non c'è altra strada. A destra? Bisognerà, aspetta, la vedi la leva? Oh, madò. Niente. Vedi se riesci a schiacciare la leva. Sì, bravo. Dobbiamo far saltare in aria tutto, Micke, dov'è la boiler room? No, scappa, Micke! Aiuto! Vieni qua e aspettiamo che se ne vada. Scendiamo. Ecco, magari è sceso, dove via, sei? Via. Micke. Oh, ho attivato il pulsante. Sono morto, ma ho attivato il pulsante. E quindi? Quindi non so dov'è che doveva esplodere già. Non lo so, però è esploso. Da qualche parte è esploso. Allora, non scendere di lì perché c'è lui. Vieni con me. Scendi ancora. Sei sicuro che è giù? Ah sì, perché dice che apre l'accesso alle fogne. E infatti è lui, c'è lui. Dove? Che facciamo? È lì. Dove? È davanti a te. Ma dobbiamo... aspetta, proviamo a distrarlo. Prova a lanciare un razzo. Tu stai nascosto. Io provo a lanciare un razzo laggiù. Vediamo se si distrae. Dovremmo suonare la campana per toglierlo da lì. Dov'era la campana, Micke? Oh, ci sta guardando. No, non ci ha visto. Se ti shifti non ti vede. Ah, che figo, ti fa vedere dove sono. Che facciamo, quindi? Non lo vedo. Ah, è lì. Qualcuno si deve sacrificare. E uno di noi due scapperà. Facciamoci vedere. Poi lui verrà di qua. Noi facciamo il giro e scendiamo. Vai. Vai, tu scappa. Vado, tu scappa. Io scappo, Micke, scappo. Aiuto, sono nelle fogne, Micke. Micke, non so dove devo andare, di qua. Ok, ci sono, Micke, le fogne, le vedo. Dove sei tu? Vieni, ce la fai. No, Micke. Dove fai tutto? Lurido bastardo. La pagherai per questo. No. Vedrai, te la farò pagare cara. Eccomi, sono passato. Ok, bravo, vieni. Maledetto, la pagherai per tutto questo. Stiamo soffrendo, è veramente spaventosa sta mappa. Vero Micke, credo che Micke anche sia d'accordo. Comunque noi vi invitiamo a lasciare un bel mi piace, un commento, a condividere il canale soprattutto. A iscrivervi. Per non perdervi il proseguo di questa mappa, ci mancano ancora 2 o 3 capitoli, quindi mi raccomando restate sintonizzati per vedere come andrà a finire e se io e Micke riusciremo a sopravvivere. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi. Alla prossima.